Segretario? Segretario, possiamo una domanda? Via lui. Beh, anche qua a Bari, come siete molto simili. Grazie. Il PDL dice un forte governo e non un governicchio, ma un governo PD-PDL è un governo forte o un governicchio? È un governo del 70% del Parlamento e del 60% del popolo. Ma come deve essere questo governo? Con ministri PD e PDL? Adesso è troppo, Manolo, una già anche. Questo governo dovrebbe contenere ministri PD e PDL insieme? Sicuramente, questa è la strada da seguire, poi le modalità con le quali calibrare questa presenza, la natura delle presenze all'interno del governo sarà oggetto di una valutazione successiva. Non è una via semplice, ce ne rendiamo tutti conto, ma l'alternativa qual è? Un governo di minoranza imperniato su Bersani non ha, appunto, essendo di minoranza, i numeri per nascere, non sarebbe una scelta per noi praticabile. Oggi ci sono due importanti manifestazioni sia del PD che del PDL, è più vicino un governo PD-PDL o più vicino alle elezioni? Di fronte alle manifestazioni potrebbe sembrare che le elezioni siano una possibilità più prossima, più vicina. Per l'elezione del Presidente della Repubblica, Berlusconi ha aperto a un esponente del PD, lei vede meglio Violante o Amato? Quello che posso dire è che vedremmo la designazione di Prodi come un'autentica provocazione, un atto lacerante, quindi le posso dire chi non voterei mai e poi mai che è Romano Prodi. Perché lui non sarebbe favorevole ad un'amnistia per Berlusconi? Non stiamo dicendo questo. È un personaggio che è sempre stato motivo di spaccatura, lo cacciarono via quelli della sinistra stessa quando andò al governo nel 96, lei ricorderà, ci fu un valzer di palazzo, lo cacciarono e misero D'Alema, se non è piaciuto a loro perché lo dovremmo sopportare noi. Violante, Amato e Prodi, chi butta giù dalla torre? Ma guardi, è meglio tenere Napolitano. Però è impossibile. Chi l'ha detto? Un esponente del PD per il Quirinale, Violante, Amato o Prodi, lei quale butta giù dalla torre? Io innanzitutto butto giù Prodi perché non credo possa essere quel presidente di garanzia che rappresenti tutti gli italiani, compreso i 10 milioni di persone che hanno votato centrodestra e che vogliono che ci sia un Presidente della Repubblica, come ha fatto il Presidente Napolitano che rappresenti tutti, che rappresenti l'interesse dell'Italia. Vediamo la settimana prossima cosa succede. Violante e Amato potrebbero fare un'amnistia che riguarderebbe anche Berlusconi. Ma quello che serve non è l'amnistia che riguarda Berlusconi, quello che serve è un Presidente della Repubblica, forse l'ultimo, speriamo, visto che è eletto dalle Camere, veramente che rappresenti tutti, che ponga una parola seria fine alla contrapposizione della politica e che abbia a cuore l'interesse degli italiani.